Con mister Emanuele Troise nel postgara di Matelica Mantova. Mister, è soddisfatto della prestazione di oggi? Sì, molto, tantissimo. I ragazzi hanno fatto una prestazione importante su un campo molto difficile dove diverse squadre hanno avuto difficoltà a portare punti a casa, anche quelle più blasonate. Quindi abbiamo dato continuità. Si attendeva un approccio più deciso alla gara da parte dei suoi ragazzi? Considerato, ripeto, l'avversario, campo difficile, quello che abbiamo speso domenica e 9, credo che anche l'approccio sia stato di studio e poi dopo la partita, da un punto di vista tattico, l'abbiamo presa in mano, concedendo poco a una squadra che fa tanti gol e le uniche occasioni credo siano avvenute su dei piazzati. Mentre, considerando la ripresa, le è piaciuto lo spirito volenteroso della squadra? Sì, per tutta la gara, ripeto, è stata una partita che abbiamo preparato in pochi giorni, ma da un punto di vista tattico sono stati molto decisi e ordinati. E lo spirito e la mentalità hanno dato continuità a quanto visto contro la San Benedettese, quindi gli posso solo fare dei complimenti. Il 4-4-2 utilizzato ad inizio gara l'ha convinta? Come le altre volte, non ne faccio una questione di sistema, ne faccio una questione di interpretazione delle due fasi. E la squadra in tal senso è stata, secondo me, sempre molto compatta, ordinata e ha cercato di fare quello che doveva fare, nonostante poi, ripeto, dall'altra parte è un avversario molto aggressivo che ti limita, un campo decisamente dove non si poteva giocare benissimo, però, ripeto, i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. C'è rammarico per le occasioni sprecate nel secondo tempo? Abbiamo avuto delle occasioni importanti, però come le altre volte un po' di imprecisione, palo, bravo il portiere loro, l'importante è crearli, l'importante è arrivare lì. Bene, Quali sono le condizioni di Milillo e di Saveliers? valuteremo la giornata di domani perché comunque siamo partiti ieri, adesso vediamo a che punto sono del loro recupero. In questo momento della stagione, quanto è importante rimanere ancora in zona playoff? Importante muovere la classifica a questo punto della stagione. Mancano 14 partite in un campionato molto difficile, quindi fare dei punti è complicato contro chiunque. Quindi intanto muoviamo la classifica, andiamo avanti verso il nostro obiettivo, verso il nostro percorso, la nostra crescita. Questo è il piglio, questa è la strada. Un'ultima domanda, mister, si è fatta sentire oggi l'assenza di Capitan Guccione? E Guccione, come ho detto nel pregara, un giocatore importante, ma come tanti altri. Abbiamo già vissuto la prima parte del campionato senza Guccio per 5 partite e credo che oggi i ragazzi l'abbiano sostituito alla grande.